A Milano l'anteprima italiana della Opel GTX Experimental e Stefano Virgilio, responsabile comunicazione Opel Italia, la presenta a motori360.it. Presentiamo una nuova concept da parte di Opel, si chiama GTX Experimental, richiama il nome di della prima concept che è mai stata fatta in Europa, era la Experimental GT, era del 1965, pensate. E prefigurò quella che poi fu la GT del 1968, una piccola sportiva accessibile a tutti, come nel chiaro spirito Opel di sempre. La GTX Experimental, che porta il nome la X perché è un SUV, come gli altri SUV Opel, prefigura quello che sono gli elementi stilistici e tecnici delle Opel del prossimo decennio. I nostri designer la stanno già utilizzando come ispirazione per i prossimi modelli. È un tipo di concept che non è di quelle che vogliono richiamare l'attenzione in un salone oppure prefigurare una vettura che entrerà in produzione. In realtà questo è un laboratorio per gli elementi tecnici, per gli elementi di design che ispirerà e che ritroveremo sulle Opel del prossimo futuro. Alcuni elementi design li vediamo per esempio nel frontale, che è questo che chiamiamo il visor. Il visor è questa mascherina frontale. Una volta le mascherine servivano con una griglia per far prendere aria al motore termico. Invece in questo caso è un pannello che racchiude tutti gli elementi tecnologici che ora nel frontale delle vetture sono disposti in vari punti. Il logo è illuminato, e racchiude i fari a matrice di LED, i fari LED con la firma Opel, la forma di ala, è già presente oggi ma ora è racchiuso in questo elemento stilistico. Così come ci sono il radar, la telecamera frontale, tutti gli elementi che servono da assistenza alla guida o sono utili per la guida autonoma del prossimo futuro. Gli elementi di purezza, di pulizia delle linee che troviamo negli esterni della vettura, in termini di filosofia li ritroviamo anche all'interno. Questo è il Pure Panel, l'interno è pulito, è stato pulito da tutti quegli elementi che ne vanno a inficiare la purezza delle linee. Il quadro strumenti è integrato con il sistema di infotainment e mostra soltanto quelle che sono gli elementi fondamentali per la guida in quel momento, quindi non abbiamo tutte le informazioni allo stesso tempo, sempre, ma vengono visualizzate le informazioni necessarie agli elementi di guida che si stanno tenendo in quel momento. Il logo è sempre in posizione centrale. Quindi anche quando si gira il volante rimane sempre in posizione, la stessa cosa succede anche sulle ruote. I sedili sono adattivi, nel senso che abbiamo la capacità tecnica di riconoscere la posizione degli occhi del guidatore e quindi guidatori di altezza diversa che entrano nella vettura ricevono un adattamento dei sedili in altezza per portare gli occhi del guidatore nella miglior posizione possibile. Quindi ci sono tantissimi elementi di tecnica, questi sono soltanto pochissimi esempi, elementi di tecnica e di design che servono da ispirazione per gli ingegneri, per i designer, per gli esperti di marketing del brand che vedremo nelle Opel degli anni 20, degli anni del 2000.